Caffè 24, Radio Genius e FIASP presentano Podismo Informato. Bene, cari amici di FIASP Podismo Informato, buonasera a tutti, ben ritrovati per questa puntata di questa settimana calda del mese di luglio. Una settimana che, per quanto riguarda le attività del comitato, sono attività un attimino più tranquille del solito, una settimana in cui avremo degli appuntamenti strettamente legati alle attività degli allenamenti collettivi serali, in attesa di arrivare all'appuntamento di domenica 14, quando il tradizionale raduno ci vedrà coinvolti nell'organizzazione di una manifestazione che vede partecipare molte persone, molte attività. Abbiamo il retro running con la sala in retro, abbiamo la 30ª edizione del raduno e abbiamo anche il mini trail con l'amico Matteo Grassi, che abbiamo in linea questa sera, col quale vogliamo appunto parlare di mini trail. Ciao Matteo, buonasera. Ciao, un caro saluto a tutti. Sì, siamo ormai pronti per l'ennesimo raduno e l'ennesimo mini trail, e siamo in attesa appunto che le temperature calino un pochino in modo da poter fare una bella manifestazione, a far correre tutti i bambini con un'aria un po' più mite. Ritorniamo in uno dei posti che vedono, diciamo così, il mini trail padrone di casa, no? Mi sembra che ormai siamo giunti a una quinta o sesta edizione di questo appuntamento a Carbonara di Rovolon, ed è un appuntamento che sicuramente si affianca in ordine di tempo a quello che è il, diciamo così, il suo storico ambiente naturale, che è la Traversata dei Colli. Certo, tra Carbonara e Teolo è praticamente la patria del mini trail nel Veneto e in Italia. Siamo un po' il capofila di questo movimento, e appunto tra il comune Teolo e il comune di Rovolone c'è la più alta concentrazione di mini trail. A Carbonara in particolare abbiamo ormai da diversi anni il mini trail del raduno, e poi su un terreno analogo con un percorso leggermente diverso, anche poi in autunno, il mini trail in occasione del trail di San Martino. È un territorio fantastico, un territorio dove ancora si può correre volentieri attraverso vigneti, nel bosco, attraverso gli uliveti, e quindi insomma è uno dei nostri percorsi preferiti, dove poi i ragazzi trovano anche sempre qualche piacevole sorpresa, come magari qualche fagiano, qualche lepre, l'anno scorso anche un capriolo che ha attraversato la strada ai bambini che stavano correndo. Bene, allora Matteo, a che tappa siamo arrivati del mini trail per la stagione 2019? E quanti sono i giovanotti che ormai frequentano assiduamente le tappe del mini trail? Allora, per questo 2019 questa è la quarta tappa, anche se in realtà doveva essere la quinta, ma purtroppo abbiamo avuto, come tutti noi ci ricordiamo, un maggio particolarmente piovoso, e quindi in occasione del 3 di maggio il mini trail è stato annullato, e dopo appunto 6 anni di mini trail purtroppo è successo anche a noi di dover prendere una manifestazione, ma insomma in tutti i casi, come quello appunto dello scorso maggio, era praticamente impossibile far correre i bambini. E uno dei nostri ovviamente requisiti principali prioritari è la sicurezza dei bambini, il fatto che sia un divertimento, per cui in determinate condizioni è meglio abbandonare. Pienamente d'accordo, pienamente condivisa come linea. Non possiamo mettere, diciamo, in alcun modo a repentaglio l'incolumità dei nostri partecipanti, in particolare questi giovani che cominciano ad avvicinarsi a questo sport, a questo spirito trail, come appunto è il nome dell'associazione di cui tu sei uno dei principali organizzatori e, diciamo, promotori. Ma è soprattutto anche il modo per trasmettere loro un giusto senso del rapporto tra la persona, lo sport, l'ambiente, il conoscere anche dei limiti e i rischi che si corrono, no? Assolutamente sì, deve essere prima di tutto un'attività fatta in piena sicurezza, per cui noi ci mettiamo tutto il nostro impegno, molto di più
rispetto a quello che ci mettiamo per organizzare una manifestazione per adulti, quindi tanto per dare un esempio abbiamo almeno il doppio di persone sul percorso rispetto a un percorso per adulti, e poi soprattutto deve essere un'attività divertente per i bambini, perché è un'attività promozionale, quindi loro devono partecipare e rimanere soddisfatti, contenti, entusiasti dell'esperienza, non devono avere un imprinting negativo. Il nostro obiettivo è quello di fargli amare la corsa, di fargli amare lo sport, di fargli amare la natura, di fargli amare una domenica passata all'aria aperta con la famiglia. Stiamo facendo un'esperienza diversa dal solito, e che appunto deve essere una cosa che poi diventa uno stimolo per continuare e che speriamo diventi un bagaglio della loro esperienza per quando saranno più grandi. Ma con la passione che ci mette il tuo gruppo di lavoro siamo certi che questo gruppo crescerà, e crescerà anche, diciamo così, con la passione per la corsa in montagna. Ascolta Matteo, allora diamo un attimino i riferimenti per quanto riguarda domenica 14 luglio, per quanto riguarda proprio la programmazione dell'attività del mini trail, e poi magari ricordiamo le tappe del programma 2019. Certo, allora per quanto riguarda domenica, intanto trovate sulla nostra pagina Facebook mini trail. Trovate già il link per le preiscrizioni online, e poi tutti i partecipanti di queste edizioni riceveranno a casa tramite email il link per l'iscrizione online. È comunque possibile iscriversi anche sul posto a partire dalle ore 8:30, poi la partenza sarà alle 9:30. Avremo un percorso unico, dato diciamo il periodo estivo non proponiamo il percorso lungo per i ragazzi, perché è un po' troppo caldo adesso, anche se appunto sarà prevista una domenica un po' più mite, quindi il percorso sarà di circa 2,5 km, svolgerà prevalentemente in ambiente naturale, con salita e discesa come al solito, particolarmente divertente e avventuroso, come dicevo prima. Poi ci sarà un saluto, perché poi insomma andremo in vacanza anche noi, come tutti, ad agosto sarà la sospensione dell'attività, e poi si riprenderà dopo la pausa estiva con l'Euganeus Trail, con la marcia di Monte Ortone, e con a chiudere la stagione ci sarà il trail di San Martino, l'Inter di San Martino. Per chi volesse spostarsi fuori provincia prima di andare in vacanza, proponiamo un mini trail nel Vicentino a Campogrosso, quindi tra il Pasubio e le piccole Dolomiti e Cima Carega. Proponiamo un mini trail domenica 28 luglio, organizzata con un gruppo vicentino, quindi siamo un po' diciamo ospiti di altri, ma insomma, come sai Andrea, come sanno anche chi ci segue, questo format lo stiamo proponendo anche ad altre province, ad altre regioni, e il movimento si sta allargando in Italia. Indubbiamente Matteo. Bene, noi ricordiamo che l'attività rientra nel contesto del raduno provinciale, della 30ª edizione del raduno dei gruppi FIASP Padovani, o il FIASP Family Event, che si svolge appunto a Carbonara di Rovolon in provincia di Padova, e i percorsi che vengono proposti sia per il mini trail sia per le manifestazioni collegate al raduno, quindi i percorsi di 5-11, che è una novità, 14 e 21 km sui Colli Ugani, toccando anche una buona parte dell'Alta Via, e una delle, diciamo così, delle diramazioni dell'Alta Via dei Colli Uganei, per cui percorsi poco frequentati, percorsi belli, talvolta possono essere anche un pochettino impegnativi dal punto di vista fisico, ma sicuramente sono dei posti molto belli, spettacolari, e secondo me posti che non sono molto conosciuti dai podisti in alcuni tratti, o sbaglio Matteo? Ma sicuramente ci sono ancora un sacco di sentieri che vanno fuori dai classici itinerari che magari l'escursionista medio non conosce, quindi è anche bello in queste occasioni proporle, o anche se magari sono sentieri noti, ma quasi sempre c'è la possibilità di inserire una piccola deviazione, un piccolo taglio che magari
non si conosce. Capita anche a me, che sono 30 anni che frequento i colli, a volte di trovare un piccolo sentiero che non conoscevo prima, e quindi è sempre un'occasione di scoperta. Quindi sì, benvengano queste manifestazioni, benvenga il fatto che siano persone che propongono percorsi nuovi, e così allarghiamo appunto la rete di conoscenza, perché è un patrimonio quello dei sentieri che è nostro, che dobbiamo in qualche maniera appunto portare avanti, una tradizione, una forma di cultura, e insomma prima o poi è giusto che insomma questa cultura si diffonda, si allarghi. Sì, hai toccato anche un argomento, diciamo così, molto importante, Matteo. Le nuove normative imporranno poi nel prossimo anno l'abbandono dei bicchieri dell'utilizzo dei bicchieri in plastica e di tutti quanti, diciamo così, i prodotti per, diciamo così, usa e getta in plastica, in particolare per quanto riguarda la ristorazione. Da ultra trailer tu sei già ben abituato ad utilizzare il bicchiere personale, la borraccia personale, e questo secondo me è anche un aspetto che dovremo affrontare a breve come problema da risolvere per la gestione di tutte le manifestazioni, anche quelle ludico-motorie. Qualche consiglio, qualche suggerimento o qualche iniziativa sulla quale possiamo riflettere noi, anche i nostri amici, perché il futuro ci porterà sicuramente a dover adottare nuove soluzioni che sono diverse da quelle appunto attuali del bicchiere in plastica o della posata in plastica ai ristori. Ma come forse saprai, noi alla traversata dei Colli Euganei abbiamo aderito alla campagna Inondati nei rifiuti, che appunto è proposta ormai da un decennio da Spirito Trail, e questo comporta appunto di non avere bicchieri di plastica ai ristori. Nel passaggio abbiamo proposto un'ecotazza, quindi il partecipante che non fosse provvisto di un bicchiere personale o di un qualcosa di simile per poter bere i ristori, che può essere una borraccia a bocca larga o appunto ci sono diversi bicchieri portatili, noi appunto proponiamo un'ecotazza che uno può acquistare prima di partire, perché poi durante la corsa non troverà i ristori il bicchiere. Questo, diciamo che da molti è stata vista come una cosa positiva, da pochi è stata vista come una cosa negativa, che si sono lamentati, che hanno voluto che ci fosse il bicchiere. E purtroppo, come sai, come sappiamo tutti, su 10 c'è sempre quell'elemento negativo che un po' rovina la festa e che è anche pronto a dire magari parole al volontario, eccetera. Però non bisogna tenere duro, non farsi, come dire, impensierire da queste persone che magari hanno una visione un po' più limitata, e quindi bisogna andare avanti, dritti, e proporre le cose che riteniamo giuste, che poi peraltro diventeranno obbligatorie anche per legge, come dicevi giustamente tu, quindi la strada segnata è questa. Certo. Per abbandonare i bicchieri di plastica c'è tante soluzioni, appunto ci sono le ecotasse, ma si possono fare anche, magari proporremo anche sui social o faremo i greeting, qualcosa, cioè si può anche fare un semplicissimo bicchierino fatto con un brick di succo di frutta tagliato, e si può infilare un tassino dei pantaloncini, quindi insomma non è che per forza bisogna spendere 10 euro per comprarsi un bicchierino di marca, si può fare anche una cosa a costo quasi zero, e così abbiamo un impatto sull'ambiente molto ma molto inferiore. Assolutamente, Matteo. Ti ringrazio perché questo contributo credo ci sia necessario in questo momento portarlo avanti e continuare a riflettere sull'argomento, perché poi ci dovremo sicuramente adeguare. Quindi è giusto arrivare preparati, è giusto cominciare a parlarne anche più massicciamente e cominciare anche già a fare sinergie anche con le iniziative, con le esperienze che già tu hai esposto, perché sicuramente tutto il mondo dell'attività outdoor dovrà sicuramente adeguarsi a queste nuove impostazioni, quindi è giusto che lo scambio di esperienze ci porti magari anche ad adottare simili accorgimenti, in modo da non creare confusioni o alibi a chi vuole continuare a restare, diciamo così, in una condizione che ormai dobbiamo definire vecchia e obsoleta, no? Certo, speriamo anche di non vedere mai più quegli spettacoli orrendi di bottigliette di plastica abbandonate ai bordi delle strade durante le manifestazioni podistiche, o di borracce abbandonate durante le manifestazioni ciclistiche, per cui appunto, speriamo che
un po' alla volta arrivi la cultura anche nella testa degli sportivi, e oltre ai muscoli cresce anche un po', diciamo, la sensibilità. Bene Matteo, io ti ringrazio, noi ci vediamo domenica 14 a Carbonara di Rovolo, Matteo sarà impegnato sul fronte mini trail e noi saremo lì con il raduno, con la 30ª FIASP Family Event, quindi un grazie Matteo, buon lavoro, a domenica 14 allora. Grazie a te, un caro saluto a tutti. Bene cari amici, allora facciamo un rapido riepilogo di quelle che sono le iniziative che vengono proposte nel fine settimana. Chiaramente Padova non proponiamo alcuna iniziativa, e le attenzioni quindi si spostano sul vicino Vicentino, Trevigiano e Veronese. Per quanto riguarda appunto le iniziative in programma, ricordiamo sabato 6 una manifestazione organizzata dagli amici FIASP in Piazza Bra, che è una classica, alle ore 22 la camminata della solidarietà, 42 km notturna, partenza ore 22. Per quanto riguarda invece le manifestazioni in programma domenica, ricordiamo a Nervesa della Battaglia la marcia della Certosa, 3, 7, 11, 19 km, la partenza dalle ore 8.30 alle ore 10. In provincia di Verona, a Brenton di Roncà, la marcia delle Tre Valli, 6 e 13 km, partenza dalle ore 8 alle ore 9. Per quanto riguarda altre iniziative, provincia di Verona, Cerea, Stracerea, 5, 8, 12 e 18 km, ritrovo, ore 7.30, partenza fino alle ore 9. Poi ci spostiamo in provincia di Vicenza con una straclassica, la marcia Mittelwald di 6, 12, 22, 32 km, più la maratona di 42 km a Mezza Selva di Roana, partenza dalle ore 7.30 alle ore 10.30. E per quanto ci riguarda, gli appuntamenti questo fine settimana sono sicuramente interessanti e appetibili. Ricordiamo poi che la settimana prossima, l'appuntamento, nostro appuntamento di domenica, ci saranno poi, ma ne parleremo durante la settimana, altre tappe per quanto ci riguarda, in particolare da sottolineare lo spostamento a livello di calendario della marcia in programma venerdì 12 a Montagnana, Borgo San Marco di Montagnana, è stata spostata a venerdì 19 luglio. Io direi con questo che è tutto, ci diamo appuntamento la settimana prossima per parlare del raduno provinciale e per parlare delle iniziative che ci porteranno fino alla fine di luglio. Con questo è tutto, io vi ringrazio e vi do appuntamento alla settimana prossima. Caffè 24, Radio Genius e FIASP presentano Podismo Informato.